Benvenuti a questa nuova puntata di Naturalis. Siamo qui oggi in via Cenni 23 a Grugliasco, presso la Cosmeca Benessere, per parlare di olio di jojoba e delle sue proprietà. E parliamo insieme ad Anna Maria Lamberti, consulente Cosmeca. Cosmeca Benessere è un'azienda produttrice di linee dermocosmetiche, all'avanguardia per quanto riguarda la formulazione dei cosmetici. Lo staff è alla continua ricerca di sostanze nuove e più che altro attive per quanto riguarda il campo al quale noi ci siamo dedicati in modo particolare, che è la dermocosmetica, con un'attenzione alla dermatologia. La linea CRJ è stata selezionata con le migliori materie prime, ma ha una particolarità ed è quella di utilizzare l'olio di jojoba. L'olio di jojoba è un olio totalmente naturale, è una pianta, il nome botanico della pianta è la Simmondia chinensis, è una pianta di origine sudamericana. L'olio di jojoba viene estratto dai semi di questa pianta perenne e si estrae fino al 56% di sostanza dalla pianta. E appartiene alla famiglia delle buxacee e è una pianta che ha veramente delle qualità molto molto importanti per la pelle. Chiamarlo olio è forse un termine improprio, in effetti è una cera liquida. È una cera liquida e ha delle caratteristiche, proprio per questa sua specificità, di essere assolutamente dermoaffine, cioè la pelle riconosce questa sostanza che è uguale praticamente alla composizione del sebo. È una cera liquida ricca in tocoferoli e fenoli ed è un antiossidante per eccellenza, proprio come sua proprietà intrinseca del prodotto. L'olio di jojoba o cera di jojoba ha delle proprietà intrinseche decisamente molto molto interessanti. È un protettivo della pelle, è un nutriente fortemente emolliente, ha un potere di idratazione molto elevato, ammorbidente e rigenerante. Tutte queste qualità sono poi state testate anche all'interno del prodotto e quindi non sono proprietà solo date all'olio di jojoba, ma il prodotto che noi proponiamo ha in sé queste caratteristiche. Utilizzando l'olio di jojoba puro al 100%, sono stati formulati, diciamo che sono stati confezionati due prodotti, perché la formula ci ha già pensato l'olio di jojoba di per sé a crearsela. Uno è il prodotto, è il jojoba LV, ed è l'olio di jojoba puro. In questo caso abbiamo un prodotto assolutamente compatibile che sfrutta le sue proprietà e andiamo a collocarlo in una fascia dermatologica molto specifica. Quindi andiamo a trattare tutte quelle che sono le problematiche di dermatite atopica, di eczemi, il trattamento delle piaghe, la prevenzione delle piaghe da decubito. È un prodotto che non è assolutamente tollerato dalla pelle. I prodotti sono stati testati anche sull'efficacia, oltre che dall'Istituto Universitario di Genova e di Alessandria, sono stati effettuati dei test di efficacia su pelle ricostituita, quindi in vitro, su dei campioni di pelle ricostituita danneggiata con degli elementi proprio che hanno seriamente danneggiato la pelle, con l'applicazione del prodotto. E questi sono test che noi abbiamo poi sviluppato. Con l'applicazione del prodotto abbiamo ottenuto una rigenerazione, una ristrutturazione del 249% del danneggiamento, cioè quindi l'effetto riparatore, protettivo e rigenerante è stato valutato sul 249,6% di efficacia. L'altro prodotto che utilizza sempre l'olio di jojoba è il Jojovie. In questo caso è stato addizionato con la vitamina E.
il tocoferil acetato, quindi si è ulteriormente arricchito il potere antiossidante e ristrutturante, perché la vitamina E nello specifico è fortemente cicatrizzante e quindi va a coprire l'eventuale carenza dell'olio nel fornire alla pelle tutte le protezioni adeguate. Di conseguenza abbiamo dei prodotti che sono protettivi, nutrienti, emollienti, ma anche con effetto antimicotico e antimicrobico, che sono proprietà che noi riusciamo ad ottenere dal prodotto finito perché l'olio di jojoba ha queste caratteristiche proprio insite nel suo prodotto.